Ma perché no? Perché si tratta di una riforma che va contro la democrazia, la libertà e l'eguaglianza dei diritti sociali. Perché questa riforma, se dovesse essere approvata, darebbe al Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, dei poteri eccezionali, ma non per fare gli interessi dei cittadini, ma per fare gli interessi propri e quelli dei propri amici. L'opposizione scompare dal quadro della politica e non può più far valere le sue idee, le sue proposte, ma anche all'interno della maggioranza. La maggioranza è formata da una piccola minoranza che è diventata maggioranza a causa di una legge illegittima, ma che non poteva fare questa riforma. Quindi la questione del risparmio è una balla colossale, perché si tratta di 60 milioni, mentre ci sono ben 23 miliardi che vengono sperperati per effetto delle società partecipate.